Mario Bava's, at a handful of directors, maybe like at a five directors, that I first became like a hero of mine. Every minute of the daytime, I'm mine. Every moment of the night. I remember seeing them and I just thought, well, these are incredible. They stayed with you because they were so different and they were so emotional and they were so much truly like bringing dreams to life. Deep, deep down. In this piece of shit that Mel Gibson just made, The Passion, when you look at that, as if I think it's a terrible movie, but it has some very stylish things that are completely stolen from Mario Bava. And every minute of the daytime. His genius, and I think it was a genius, and it's an inspiration to those who came after him, was that whatever the situation, you can do excellent work. I'm going to be loving you. This is the Vine Theater on Hollywood Boulevard. This is the kind of theater where most of Mario Bava's movies used to play in America. It's called the Grindhouse. It's open 24 hours a day. And my name is Joe Dante, and I saw a lot of these pictures in a theater just like this one, or a drive-in, because they didn't play the first run houses downtown, and they usually were on double bills. But who was Mario Bava? Mio padre era un personaggio tipo Archimede Pitagorico, sai, quello di Paperino, dove lei apriva un cassetto e c'era una statua di cera di un morto, apriva un armadio, c'era un tornio, apriva una cosa, usciva fuori un pallone, lui inventava cinema in rilievo, cinema a colori, esplosioni, cianuro dentro i cassetti, girava per casa mia tutti i giorni come niente fosse, perché faceva i viraggi, le cose così, quindi c'ho questo ricordo. E naturalmente io stando lì e vedendo, uno impara piano piano, gli entra nel sangue questa malattia che poi è una malattia. Io penso mio padre abbia cominciato fin da piccolo a usare, caricare gli chassis. A un certo punto, come tutti, si staccò dal padre e cominciò a fare il cinema come, penso con brevissima, perché penso a 21-22 anni era già direttore della fotografia, sicuramente fece quella trilogia che sono i primi film neorealisti italiani, che sono Uomini sul fondo, Alfa Tau con il comandante De Robertis, e il terzo, La nave bianca con Rossellini, che era L'aiuto di De Robertis. Avendo una conoscenza non solo del cinema, ma delle macchine da presa, degli obiettivi, dei trucchi soprattutto, era sempre chiamato come, quando c'era qualcosa di più eclettico, che non era solo la fotografia, e poi usava pochissima luce. Il primo che ho girato con lui era Guardie e Ladri, con Totò e Fabrizi. E mi trovai subito molto bene, perché era molto intelligente lui, e soprattutto era veloce. Con quei due lì poi bisognava essere veloci, perché dovevano correre, non avevano voglia di correre. E quindi avevo bisogno che il direttore della luce fosse svelto. Lo fece molto bene, con grande classe, tant'è vero che quel pezzo dell'inseguimento ogni tanto lo proiettano, lo fanno nelle scuole, eccetera, per lui soprattutto più che per me. Spesso si trovava a dover girare lui tante cose, faccio il caso delle fatiche di Ercole,
di Francisci, che Francisci stesso disse che tantissime cose l'ha fatte Mario. C'è addirittura la leggenda che Pietro Francisci dormisse e lui girava. Questa leggenda è stata accreditata da Riccardo Freda, che peraltro si è molto avvalso di Mario Bava. Tant'è vero che lui girò le scene, diciamo, moderne dei vampiri, il primo film horror italiano firmato da Riccardo Freda, in cui Mario Bava ha avuto un ruolo fondamentale. Caltichi, il mostro immortale, che dovrebbe essere il primo film di fantascienza italiano, un film alla Blob sostanzialmente, è stato in realtà quasi tutto diretto da Mario Bava. Mario sentiva la stima di Freda, che gli lasciava veramente in pugno tutto. Probabilmente tutti questi registi che in fondo gli concedevano di fare molto di più di quello che normalmente faceva un direttore della fotografia, forse sono stati anche quelli che inconsciamente lo hanno spinto a dire: vabbè, ma allora adesso me li faccio da solo i film. Si gira a Cinecittà, tanto per sollevare il morale al colto e all'inclita, un film del terrore, La maschera del demonio. Ne sono interpreti John Richardson e Barbara Steele, con un grazioso contorno di vampiri e di cadaveri. Barbara Steele, purtroppo, non possiamo presentarvela. Impersona così bene la sua parte di prima donna, che anche nella scena della resurrezione dalla bara si è fatta rappresentare dalla controfigura. Eppure sapeste come ringiovaniscono queste morti apparenti? In the 17th century, Satan was abroad on the earth, and great was the wrath against those monstrous beings thirsty for human blood, to whom tradition has given the name of vampire. Mario Bava's first picture as a director, although he worked uncredited on some other pictures, was a picture called Mask of the Demon. This picture was made in not too many days in a very small soundstage. It's filled of atmosphere, and it pretty much put him on the map as far as cineasts were concerned. It was also the beginning of his association with an American distributor called American International Pictures, which released the picture with a big advertising campaign that said nobody under the age of 12 was allowed to see the picture because it was too scary. Horror. Anguish. And terror. But more than words, the chill language of living images shows that The Mask of Satan is a picture of unparalleled emotion. It was fairly gruesome for the period. There were a lot of effects with eyeballs falling out and scorpions eating people, and I'll never forget the idea of having Barbara Steele's face pounded with his mask with spikes in it, in her face, with his big mallet. And that was just the beginning. It's a pre-credit sequence. It was like a cool cathedral, and it was pretty chilly, and it was not heated. So I remember this feeling of the set having this great stillness. Mario Bava would not join us during lunch because he was so focused and so concentrated. Who are you? Everybody, there was not a scrap of color on the set. That all the crew, and it was totally monochromatic, nobody could wear a pink blouse, or nobody did wear a pink, so that the whole ambience was completely in tones of gray, black to white. He basically filled it with the sum of what he'd learned from his hobby, which was reading horror stories. C'è tutto quello che piaceva a mio padre, soprattutto il romanticismo del primo Ottocento di letteratura, che è una cosa anglosassone, però mio padre sicuramente è sensibilizzato da quello, e il cinema popolare. The film where I was tied up and, you know, burnt, you know, set on fire, that was a pretty critical scene because they suddenly realized that, you know, everything was so par hasard, and then suddenly, you know, they realized that this pile of straw and everything started to burn, and the crew started to panic. I remember Barbara saying, keep shooting, don't stop.
the crew is rushing around, my God, trying to find a pail of water or something in this. And I'm in a scene and I'm thinking, well, this is it, you know. Goodbye. It was very easy to scream. At this time, the American horror film was dominated by Roger Corman and Hammer Films. Hammer was a British company that was making period remakes of old Universal horror pictures, largely. And Corman had stumbled upon the Edgar Allan Poe series that he was doing with Vincent Price. And these were very stylized movies, mostly shot indoors on sets, and not entirely dissimilar to some of the later Baba pictures, and I'm sure there was a little cross-pollinization there since they were both working for the same company. Poco prima di morire, ella mormorò un nome. Mario Bava's work was along the same paths as mine, and I was influenced a little bit by his work, and I understand he was influenced a little bit by my work. What I liked in his work particularly was his use of the camera, his use of deep focus, the changing position of the camera, and his use of hard light and hard dark was very impressive to me. If he was influenced a little bit by me, I'm not certain. It might have been more conceptually than technically, because technically he was brilliant. Finora sono stati un fomentatore per lo più sono il buio, in quanto nel 1800 più si fanno nel castello perché non c'era la corrente elettrica, perché oggi sono situazioni che perché vi sento un rumore, gira la peretta della luce, addio mistero. Il buio, ripeto, il vento, la finestra che si apre, così, col vento che ulula, la tenda che si gonfia, che in fondo hanno sempre paura queste cose. Horrify and to terrify are very different things. You're horrified by something disgusting or something gross or blah, you know, you just show a person ripped up, that's horrific. But to generate interest and sympathy in a character who's trapped in a situation, to create terror is hard, horror is easy. And that's what Bava was very able to do in is to generate this atmosphere of suspense. Io credevo che Mario fosse un uomo mite, sempre mite, invece era anche di polso forte. E disse, guarda che la sceneggiatura la devi fare dove voglio io. E dove voleva lui era Chianciano nei mesi d'autunno. E quindi una spettralità assoluta. Si lavorava prevalentemente di notte, perché nei Tre volti della paura era la notte che doveva emergere, il buio che doveva emergere. E quindi ci si riuniva in questa sua stanzetta, dominata in realtà dal suo cane, un centigrad clerio lunghissimo che stava ai nostri piedi e che ci fissava. E devo dire che a volte più delle cose che inventavamo noi a farci paura era questo cane. Lui era un gran fifone che tutto sommato si divertiva a spaventare gli altri coi film, però allo stesso tempo lui era timoroso, forse gli riusciva così bene proprio perché sapeva cosa voleva dire sulla sua pelle. Questo suo senso di comunque di fare scherzi, chiamiamoli un po' macabri, ce l'ha sempre avuto. Un dato giorno, cioè avrà avuto 8-9 anni, prende il piede di una statua
più o meno della sua taglia, se lo infila nel letto e dice: mamma, mamma, non mi sento la gamba, non mi sento la gamba. La madre, apprensiva, così va lì, mette la mano su questo piede, sente questo piede congelato. Era uno scherzo, però voglio dire, se lui già da bambino faceva questo genere di scherzi, evidentemente c'era qualche cosa che lo divertiva anche in fare cose un po' macabre. Chi è che urla? I think gothic and horror films touch the universal unconscious. Our conscious mind says the sun is shining out there, everything is wonderful. Beneath that, however, in our unconscious mind, we say, it looks wonderful, but I'm frightened. There is fear in the human mind, in the human unconscious, and I think Mario Bava gothic horror films touch that unconscious fear. It was really Operazione Paura, Kill Baby Kill, that fascinated me because of this character of the little girl being a figure of evil. Because actually the week before or the week after, I can't forget, but it was very close, I also saw Fellini's film Toby Dammit, which had the exact same character. To me, the devil is cheerful, agile. He looks like a little girl. Mario era amico di Federico, vivevano a un tiro di schioppo, si vedevano tutti i giorni al bar e Nono fu invitato alla prima di Passi nel delirio. Lui in realtà in sala era proprio accanto alla Masina, perché l'aveva acchiappato per mano e ha detto: siediti qua vicino a me. Si è visto tutto l'episodio, si è accesa la luce, Ginetta gli fa: ma allora cosa ne pensi? E gli fa: beh, mi sembra averlo già visto. E Ginetta fa: beh, ma lo sai com'è Federico. L'orrifico consisteva nel non seguire una linea logica nel racconto della sceneggiatura e soprattutto nella registrazione del film, ma di scombussolare la logica, far apparire che noi viviamo una vita che spesso non ha senso. Hanno senso solo i momenti rarissimi di felicità e hanno senso soltanto le ondate pazzesche della paura. Pronto? 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 The genre of the giallo, I think, started around the early 60s, and I date it with a Mario Bava picture called The Girl Who Knew Too Much. This was released here in America under the title The Evil Eye. It was one of his last black and white pictures, The Evil Eye, and it looks fabulous. A lot of it shot on the Spanish Steps. He really reached its apotheosis with a movie he did called Blood and Black Lace, which was released here by a company, small company called the Woolner Brothers Company, and given a very big campaign in the drive-ins, and it was a very, very successful picture, and it was extremely sadistic. It was probably one of the most violent movies released in America up to that time. No! 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 It has fabulous murders. Has a plot that is, just teeters on the edge of ridiculousness, but the camera work is fabulous. Whenever you see something beginning in post-war Italian cinema, he's there. But with the giallo, he was especially important because he was the first person who looked at the paperback culture that existed in Italy, which had yellow covers and very lurid paintings on the front. And he took that imagery from the lurid cover paintings and transferred it to the screen. Oh! Aiuto! Me lascia!
Sicuramente lui era un lettore appassionato di gialli, proprio li divorava, così come era molto interessato spesso a fatti di cronaca nera. Sua madre era molto molto religiosa, tant'è che sua sorella maggiore, l'unica sua sorella, si è fatta suora. E lei per tutta la vita ha collezionato ritagli di articoli di giornale di cronaca nera. E mio nonno, quando voleva sapere qualcosa di efferato, chiamava la sorella e diceva: senti un po' Elena, ma ti sapresti dire qualche cosa? E lei gli diceva, cioè, qualsiasi cosa di omicidi, delitti, cosa. Grande appassionata anche lei. Non vivo più, non voglio più l'amore, perché l'amore vuol dire amare. Se Donne per l'assassino ha delle sequenze che sono state prese in blocco più volte nel cinema, i manichini, le mani guantate, gli impermeabili, gli agguati notturni, le mani che escono dal buio, tutte cose che poi vedremo tantissime volte da Dario Argento ma anche da John Carpenter. Completely, you know, unapologetic sadism in his films. It was the most loving portrayal of sadism you're ever going to want to see in anything, all right? And it never made you feel bad about it because it was, you know, there was a mischievousness. You could saw him kind of smiling, you know, in the background, and it was sweet. His sadism is very sweet. It's a sweet sadism. The combination of sex and horror is not unusual these days, but when Mario was first presenting this material, it was a little bit on the odd side, and some of the pictures were ghettoized into very small distribution patterns. Sei mia, sempre mia. No. The gimmick in The Whip and the Body, of course, is that Dahlia Lavi loves it when Christopher Lee whips her, and he may or may not be a ghost. Io sono ritornato per te. Sono tornato per te, Nelenka, e per vendicarmi quelli che mi odiano. Some of the other pictures have similar leanings, and in fact, at least in The Devil, there is a supremely morbid scene with the male lead and what turns out to be a corpse with great music, and it's a great love scene. It just happens to involve a corpse. In the review in Films and Filming, I remember the reviewer said, Bava even dares to risk ugliness in his choice of colors. He was very fond of garish colors and lots of colored lights. I didn't find it garish, I always found it amazing. In fact, I remember thinking at the time that, you know, there were movies that were in color and there were movies that looked like they were in color. And Bava's pictures looked like color movies should. He was very meticulous about the way that he framed the shots, and particularly camera work. There are many complex camera moves, which you would be surprised on films of such a low budget that there would be time to do. He used big splashy colors with a just complete, not with a painter's eye, but with like a, you know, action painter's eye, all right? You take red, throw it up against the canvas, yellow, throw up against the canvas. You know, he was all about color and all about the emotion, not about like common sense of it or anything. All right, you know, he also got the impression that he paced his films and sequenced them as far as colors.
era un regista che sicuramente aveva il grandissimo rispetto del denaro, il grandissimo rispetto della pellicola, perché lui girava addirittura col cronometro, per cui è uno dei registi a quale ho visto fare una cosa che io non ho mai fatto, quello di strappare le pagine dei copioni, dice no, siamo abbastanza lunghi, non le giriamo, che mi sembra una cosa molto sana invece di tagliarle dopo. Era innovativo e inventivo anche nel modo di approcciare al tipo di ripresa, al tipo di sequenza che voleva raggiungere. E faceva degli storyboard, è stato il primo in Italia in assoluto a fare questi storyboard, in cui lui aveva esattamente l'idea di che cosa poi serviva per il montaggio. If you look at the Bava pictures, they're very stylishly shot. And they're very cleverly shot, is especially a textbook on how to give big production values with no money. And I don't know how great a storyteller he was. I think he was as good as his screenplay. But in terms of the way it looked, he always had a great sense of style. It's fabulous looking. Mario Bava è stato un pioniere, anche un maestro dei movimenti di macchina, nel modo di rendere emotiva una sequenza semplicemente spostando la macchina o abbassandola. Era geniale. Visual style of lighting. There was another specific technique that Bava used that would allow you to identify his films, and it was somewhat controversial. He used the zoom, some say abused the zoom. There are a lot of shock moments in Bava pictures where a sudden zoom will go into somebody's eyes, usually, or somebody's gaping wound. Zoom and zoom and zoom and zoom and zoom. I remember thinking, well, this is just a little excessive, isn't it? It's still not my favorite aspect of Bava's pictures, but it is very consistent. I mean, it's and in fact, I think in the Italian cinema in general at the time, this was a pretty accepted practice. In 1965, my friends and I were all excited because on a double bill with Die Monster Die, AIP was releasing Bava's newest picture, which was Planet of the Vampires. It's the only science fiction picture he ever made, and it's really a sort of a triumph over small means. He managed to convince you that you were on another planet when, in fact, you're really in the corner of a soundstage somewhere in Cinecittà. It's a clever movie which many people have suggested influenced Alien. Because
is there is a scene in the middle of the picture where Barry Sullivan and the heroine go into this alien spaceship, which is really cool and all sort of corkscrewy round, and there's this gigantic skeleton of what some former race. There's a lot of gore effects, a lot of slow motion, and it's really a great deal of fun. It's not a great triumph like some of his other pictures are, but it's a great popcorn movie. La fantascienza mi è venuta l'idea dal film proprio di Mario Bava, che era La maschera del demonio, che era un film non di fantascienza ma del terrore. E noi volevamo fare unire il terrore alla fantascienza. Si partì con l'idea di proprio dei buchi neri, e cioè con un'esplorazione spaziale molto avventurosa che portava questi esploratori di fronte al male assoluto. Ecco, quello che simboleggia l'idea di Bava. In this case, it's an alien form that can invade the bodies of the dead and reanimate them and bring them back. And so it's a matter of knowing who's dead and who's alive and who's alien and who's not. But it's a very interesting and psychological take on science fiction. Noi abbiamo fatto la sceneggiatura, dove c'erano parecchie cose, volevamo fare anche un po' di poesia, eccetera. Poi tutte cose che abbiamo dovuto rinunciare, lui ha dovuto rinunciare per mancanza di soldi. Planet of the Vampires. I futuribili. I futuribili. Immaginare un mondo diverso. Pensare oggi alla realtà degli uomini di domani. I futuribili fu un bel lavoro, era un bel progetto, perché era fare quello che sarebbe stata la vita nel futuro. C'era la partita di calcio fatta sul limite di un mondo che finiva e che quindi però la palla non andava mai fuori perché c'erano delle barriere per cui la palla rimbalzava in campo, per dire. Ciao papà. Ciao. Sicuramente si sarebbe divertito a fare più fantascienza, ma c'erano poche possibilità effettivamente qui da noi. Baby Kong was just a project that turned up in the wake of the success of Dino De Laurentiis' King Kong in 76. There were a couple of projects near the end of his life. I mean, throughout his career, he had really wanted to make more science fiction projects, but after Terrore in El Espacio, he'd never been able to do that. Now, most of the time, Bava didn't have very much money to make these pictures, and some of them were kind of grandiose and called for a lot of effects and a lot of fantasy worlds and things that didn't exist. So he became very practiced at model work and foreground miniatures and in-camera tricks that often didn't involve opticals. To make stuff look like it was happening that really wasn't. His ability to work with the least and make it look like something was really a phenomenal achievement, and I think something that filmmakers today would do well to emulate. Com'è avvenuta questa cosa, Bava? Ce lo spieghi un po', eh? Noi abbiamo la signora con un cerone sul viso blu, sul quale sono segnate rughe in rosso. Abbiamo due lampade, una col blu e una col rosso. Quando noi abbiamo la lampada rossa, come in questo momento, la lampada rossa non fa vedere le linee rosse e la signora è bella.
Quando la lampada diventa blu, le linee rosse diventano nere ed ecco che la signora diventa brutta. Mi confessava, dice, io amo di più questo tuo lavoro che il mio. E lo diceva proprio apertamente. Si divertiva di più anche lui a fare gli effetti speciali che non la regia. Lavoravamo con questa trippa, perché questo era un mostro che si riproduceva sempre, scendeva le scale, divorava la gente. Con questa trippa che Mario muoveva da sotto i buchi di questa specie di modellino che avevamo ricostruito, si riusciva ad avere effetti che in proiezione erano terrificanti. Se non che si poteva lavorare solo 3-4 ore, perché dopo 3 ore la trippa incominciava a puzzare in maniera indegna, per cui eravamo proprio costretti a dare lo stop di se ne parla domani. La macchina da presa che vediamo qui alle mie spalle è una Mitchell. Con questa macchina, che ha una estrema precisione nel portare il fotogramma sempre nella stessa posizione dietro all'obiettivo, questo gli permetteva di ripetere più volte l'esposizione sullo stesso fotogramma e quindi di volta in volta comporre, non so, la parte superiore con quella inferiore, quindi poteva riprendere un modellino e poi tornare indietro e riprendere nella parte inferiore l'attore che in qualche modo reagiva come se il modellino fosse veramente sul set. Un altro trucco che invece era molto usato, diciamo, in diretta era quello che veniva chiamato glass shot, cioè un vetro sul quale veniva ritagliata e appiccicata una fotografia. Lui ha avuto sempre questa abilità, credo portata al massimo in un paio di film, il suo Ercole al centro della Terra e Terrore nello spazio, che Bava mi diceva, dice, sai, questi due film io li ho fatti praticamente con zero mezzi. Straniero delle forti braccia, ascolta questa mia invocazione, libera Egea dal suo supplizio. Perché noi abbiamo girato in teatro, era un teatro vuoto, non c'erano i soldi per fare le scenografie e quindi io ho messo la nebbia che non faceva vedere quasi nulla. In più mi hanno dato due o tre grosse rocce e io le spostavo prima a sinistra, poi a destra, cambiando inquadratura, e erano sempre le stesse rocce. Così come mi diceva, vedi l'inferno, vedi la lava del pianeta, dice, quella è un po' di polenta che ribolle nel pentolone che abbiamo messo nascosto, illuminata di rosso con una lampadina rossa. Essere stata scelta per Shock mi aveva emozionato, avevo il batticuore, le mani sudate, e lui mi disse, come sei bella dal basso, ti riprenderò dal basso, e così nacque un'inquadratura abbastanza famosa di Shock. Allora fece costruire a Davide sti cristalli, io non lo sapevo, un letto girevole, e quindi non erano i capelli che si muovevano col ventilatore, era il letto che girava e la macchina con me, e quindi questi capelli sembravano indemoniati, appunto con pochissimi soldi ci fu questo risultato molto fantasioso. Diabolic è proprio uno di quei film che senza gli effetti speciali non si possono realizzare. All'epoca non c'era la tecnologia che c'è oggi, computer animation, tutta la tecnologia che ci permette di fare qualsiasi cosa oggi.
all'epoca bisognava fare tutto con la fantasia. E scelsi Mario Bava proprio perché aveva queste capacità degli effetti speciali che altri non avevano. Mi ricordo che c'era l'esigenza di una canzone, Deep Down, Deep Deep Down, andò benissimo. Lui era uno di quelli specializzati in Italia dei trucchi, delle trucche, ne faceva tante, li inventava proprio, era proprio un tecnico fantastico. Tutti i trucchi che oggi vediamo nei film americani, lui era in grado di farli, è soltanto che il cinema italiano non era in grado di reggerli. Quando è entrato con la Jaguar, è entrato la cava dei Diabolic, io sono venuto sul set, dice, ma oh, dove è la cava? Dice, no, John, vieni qui, dai un occhio sulla macchina. Io sono venuto e poi visto, è straordinario. Perché lui mette questi pezzi di vetri, trucco quasi enorme, spende 2-3 giorni di fare, poi Dino, ah bene, dicono Paramount che questo set costano $200,000 e in fact ho fatto con i forbici e il vetro di Mario Bava tutto. To me he represents someone who took who was able to make, there's a terrible American expression, that's chicken salad, you know, chicken, you make chicken salad out of chicken shit. Very hard to see Mario Bava pictures at a certain point. And the only place you could really go was either the drive-in or to what we call a flea pit, which are grind houses that were operated basically 24 hours a day in the big cities. And you could get in for very little money, and basically drunks would go in and sleep it off. And when you evaluate his career and you get to a movie like Baron Blood, I mean, you can see that for the most part he's kind of running on empty, that he's done these scenes before, he's done the gimmicks, he's done the scares, and for a good portion of that movie he seems like he might not really be interested. Now what I found fascinating was that his unreleased film, Wild Dogs, which was put together after his death, many years after his death, for DVD in America, is a completely atypical a Bava picture. Has none of the formal elegance of any of his other pictures. It's very down and dirty, it's all shot handheld, and it's a very gritty, dark crime movie with a great ending. And I think probably, had he lived, would have been a success and might have helped get him out of the stereotyping. Lisa and the Devil was an okay script. It was okay, and the fact that Mario would direct it was of course an incredible plus. Facciamo la visione del Paris Theater. A Cannes, non ti voglio dire, il cinema pieno di agenti, pieno, non si è alzato una persona. Alla fine, vendita, offerte, 000. Il rendiconto, oh un momento, io voglio bene a Bava, però anche voglio bene il guadagno, no? Ritorno in America. C'ho un amico che faceva il cameriere di un ristorante italiano e lui stimava il cinema, no? Voleva sempre fare il cinema. E mi dice, Leone, lascia perdere questo film. Fai un film che si tratta dell'esorcismo, l'esorcismo sta per uscire. Now our crazy friend Alfredo Leone was the one who I think convinced him to make it in the House of Exorcism. Because he then added incredible blah scenes. There's your fucking daily bread. Mario,
senti, perché non giriamo naso due, tre settimane, facciamo, cambiamo. No, il film non si tocca, non si tocca il film. Mario non voleva sentire, allora a un certo punto dice, io vado via. Quelle scene le ho girate io, tante scene. When I got my chance to direct my first picture, I was pretty sure it would probably be my only picture. And I desperately wanted to do a nod to Mario. So we decided to, in one night, go out and shoot a sort of a Bava-esque murder chase scene. And it was, in the great spirit, it was done all in one night. But I later realized that I wasn't alone. I wasn't the only filmmaker who had seen these pictures. Wide-ranging influence of Bava on people who are still working today is really underestimated. So I think wherever he is, Mario should be happy. La sua è un'eredità che abbiamo raccolto in parecchi. L'abbiamo modificata perché lui era molti anni fa, quindi abbiamo adattata ai nostri mezzi, anche alle nostre sensibilità. Mario Bava always had characters like glide, like on wheels. They would go like this. Do you know what I mean? They go through frame smooth. They were like standing on a dolly or something. But he always did that. In a lot of movies you had these weird passing things. In the Blues Brothers, I did an homage where I had the nun sort of float back. That was totally Mario Bava, you know. Scendi dalla macchina! Scendi dalla macchina, stronza! It wasn't really coming from me. I hadn't seen Rabid Dogs, all right? It had never been put together. I mean, they didn't... It wasn't ever completed, all right, until, like, you know, 95 or 6 or something like that, you know, even though they shot it in the 70s. Some reviewer goes, wow, you know, if Reservoir Dogs had been made in the 70s, then they could have very easily released Rabid Dogs as Reservoir Dogs Part 2 at the drive-ins, and, you know, and it would have worked. I was like, that was an honor just to even contemplate the idea. On TV, they'd show some Mario Bava films. They stayed with me forever, you know, really, really strong. And, you know, as other movies came and went, you'd always kind of go back and remember these because they had such a sort of primal impact. I first came to know his work when I was preparing for Dracula, my dad's version of Dracula. In Black Sunday, there's a sequence where they're riding in a carriage, and it's clear that the tree branches are just going by without the carriage actually moving, and that's something we did in Dracula. We kind of borrowed that technique. That's an old movie trick, but it's done in a very wonderful way. Then, of course, as I was preparing my film CQ, I was very much inspired by Diabolik, so I'm a big fan of that film. And when I saw it, and it's the whole, it's everything about it. It's the music, it's the photography, it's the you know, the kitsch fun performances, and the music in particular, I think the soundtrack. So allegedly, Bava said in an interview, I only make shit, which I think indicates that he was not happy in the somewhat narrow confines of the kind of movies that they had let him do. Those of us who make movies tend to be very close to our work, and we have our opinions, correct or incorrect, about the value of the work. But that's not really for us to say. I think it's for other people to say, and succeeding generations and posterity. And I think posterity will look very kindly on Mario's shit. Convegno a Roma di Belle Figliole.
Non datevi la pena di contarle, sono cinque, e si incarica di dircelo il titolo del film che siamo venuti a tenere a battesimo alla conferenza stampa del regista Mario Bava. Cinque bambole per la luna d'agosto. Io mi ricordo, lui per esempio mi parlò di cinque bambole per la luna d'agosto e mi disse, proprio quando ne parlammo, io gli feci delle domande su quel film, lui mi disse: guarda, è inutile che mi dici che è una stronzata, perché lo so, è una grande stronzata, dice. Smitizzava tutto, aveva quel gioco dell'ironia delle persone geniali e semplici, umili. Mi chiesero: ma come mai lei, Mario Bava, è molto apprezzato in Inghilterra, in Francia, negli Stati Uniti, e qui in Italia invece tutto sommato il suo lavoro non è così conosciuto? Beh, questa è una prova evidente che gli americani sono molto più fessi di noi. In Italia questi film hanno scarso successo e si sa, il cinematografo non va, forse perché in Italia c'è il sole, anche se manca il sole per un giorno e piove, si sa che il giorno dopo verrà fuori il sole un'altra volta. Mario Bava è stato forse il regista più importante con cui ho lavorato nella mia vita, sicuramente il più umano, me lo ricordo come fosse adesso, con quel suo profilo d'antico romano, con le sue maniere da grande signore, ecco. Mario era un vero aristocratico. Un uomo di compagnia, al di fuori del lavoro, quello soprattutto. Infatti non parlava mai di lavoro, come tutti quelli che sanno lavorare. E quindi ho vissuto con lui un paio di film, o tre film, adesso non mi ricordo quanti, molto bene, me lo ricordo con molto piacere e con una certa nostalgia anche. Mario, I want to thank you most of all for the direction and the papa image you have given me and the incredible friendship and your talent. E mi manchi molto. Huh? Ciao. Well, I don't know if we've actually answered the question that we started out with, which is, who is Mario Bava? But I do hope that what you've seen gives you a little bit more insight into the work of an artist who seems to be far more appreciated outside his own land than he was at home. There's a rich body of work waiting to be discovered, and I hope that this program has given you an idea of some of the riches that are yet to be found in the work of Mario Bava. Thanks. Beh, siamo arrivati alla fine delle nostre storie e adesso purtroppo sono costretto a lasciarvi. Però state attenti quando tornate a casa. Guardatevi bene intorno, guardatevi alle spalle. Attenzione quando aprite la porta. Non entrate al buio, Sognatemi! Diventeremo amici! Ha 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 ha